Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, oggi ancora video decluttering. Questo è il secondo video di questa tipologia di video. Ho notato tra l'altro che vi è piaciuto molto, avete apprezzato un sacco quella tipologia, il primo video che ho fatto del decluttering. Anche questa volta parlerò dei prodotti labbra, però in particolare matitoni e tinte labbra. Spero che anche questo qui vi piaccia, sono un po' di più rispetto ai precedenti e nulla. Io vi lascio al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, eccoci qui. Questo qui, come vi dicevo, è il secondo video decluttering riguardanti i prodotti labbra. In questo video vi mostrerò un po' e capiremo un po' quali prodotti tenere, quali cestinare, quali regalare tra questi prodotti che sono principalmente tinte labbra e matitoni labbra o jumbo stick, come non ricordo neanche come si chiamino. Comunque, partiamo appunto da questi ultimi, che sono questa tipologia di prodotto qui, che non è altro che un rossetto tipo matitone fatto in questo modo. Con la parte appunto al di sotto, dove potete appunto regolare il prodotto, lo stick, appunto alzare o abbassare lo stick. Questo qui appunto è di Essence, è di un'edizione limitata, la Be Loud, e questo qui è un colore molto molto bello. Vi mostrerò anche gli swatch per quanto mi sarà possibile. Questo qui è un fucsia molto molto bello. Questi due prodotti, io ne ho due di questi prodotti di questa edizione, non sono molto pigmentati, come vedete sono molto lucidi, sembrano quasi dei lucida labbra, però insomma per questa stagione ritrovo molto carini, molto semplici anche da portare in borsetta, come da ripassare come un semplice burro cacao o un balsamo labbra, quindi questo qui lo tengo perché mi piace. Lo stesso prodotto però nella versione arancione, questo qui, una versione sì, diciamo corallo, però questo qui ad esempio, che appunto come vedete, stesso concetto, abbastanza lucido, non è pigmentatissimo, è molto molto lucido. Questo qui, a differenza dell'altro, come vedete, è poco usato, vedete anche dalla punta abbastanza poco usata. Non lo utilizzo molto perché è appunto uno di quei colori che utilizzo poco, non è un colore che utilizzo molto perché credo non mi stia molto bene. Infatti questo qui lo regalo, non lo cestino perché non è male. Per chi ama questa tipologia di colori non è male, quindi questo qui lo regalo, lo mettiamo tra quelli da regalare. Andando avanti, un altro prodotto di questa tipologia, dei Jumbo Stick, è questo qui di Collistar, il Twist Gloss Ultra Brillante, ed è questo colore molto molto bello, questo pescato, più che pescato, questo corallo molto bello, a differenza di quello di Essence, mi piace molto di più, un colore molto più bello, con una punta di rosso in più e mi piace, infatti questo qui lo utilizzo, questi prodotti qui un po' più lucidi li utilizzo più in primavera, quindi in questa stagione, perché trovo che siano, non lo so, si abbinino meglio, sono poi questi colori richiamano un po' la primavera e questo qui mi piace molto. Questo qui ad esempio mi piace perché non è appiccicoso, è confortevole, è anche abbastanza pigmentato, quindi mi piace molto. Dura anche un bel po' sulle labbra, quindi mi piace. Altro prodotto è questo qui di Catrice, sempre un lip color pen, sempre di un'edizione limitata di Catrice. Questo qui è un colore meraviglioso, è un fucsia molto bello, come vedete molto più pigmentato di quello di Essence, come quello di Essence è quasi lucido e non si vede quanto questo mi piace un sacco. Ha sempre anche questo prodotto un effetto un po' lucido, un po' gloss, ma è molto molto bello per questa stagione, ripeto, è bellissimo, lo adoro, quindi questo lo tengo, non lo do. Passiamo, facciamo adesso i matitoni, dai, facciamo i matitoni, andiamo per ordine, cerchiamo di fare un po' per ordine. Allora, per quanto riguarda i matitoni, allora, ne ho diversi, alcuni che utilizzo più, altri che utilizzo meno. Tra quelli che utilizzo meno, nonostante il prodotto mi piaccia, c'è questo matitone di Essence che ho acquistato, penso, quest'inverno, l'inverno scorso, ed è il Velvet Stick, una matita matte. Allora, come vedete, l'ho utilizzato davvero pochissimo perché, sinceramente, il colore non mi piace molto, o meglio, è un malva però molto spento, molto...
non è molto acceso, mi spegne molto sul viso, non è un colore che mi sta molto bene, anche se è un bellissimo colore. Chi ama questa tipologia di colori è un bel prodotto, ha un effetto matte, non completamente, non è no transfer, però ha un bel effetto pieno, abbastanza pigmentato, un colore molto naturale, portabilissimo. Però questo qui, sinceramente, come vedete anche dallo stick, ho staccato la parte retrostante, come vedete dallo stick l'ho utilizzato davvero poco ed è un peccato che venga lasciato lì un po' abbandonato. Questo qui è il numero 02 Peony Star e questo qui lo regalo, penso di regalarlo perché non lo utilizzo tantissimo ed è un peccato, quindi lo regalerò. Sempre di Essence, però questo qui la versione Glossy Stick, che pensavo di utilizzare anche meno rispetto all'altro, invece l'ho utilizzato molto di più, è questo qui, è il Luminous Rosewood ed è la versione. Ah, sì, un po', vedi, come vedete la punta è molto più utilizzata. La versione gloss, ma sinceramente non è molto molto lucido. Sì, è un po' più cremoso, non è effetto lucido come questi precedenti che vi ho mostrato, è un po' più cremoso come rossetto. Questo mi piace da morire. È un color nude con una punta di marroncino rosato, molto 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 bello. Questo qui lo utilizzo spesso, mi piace molto e lo tengo, lo tengo. Sempre della stessa famiglia, sempre di Essence, un glossy stick, il colore, non vi ho detto il colore di questo qui, io ve l'ho detto, sì ve l'ho detto, questo qui è il numero 04 Poshy Pink, è un colore molto più acceso, molto più intenso, questa primavera lo utilizzerò un sacco, come vedete è un colore fucsia, corallo, molto 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 bello. Questo qui d'inverno non l'ho utilizzato per niente, però in primavera tendo ad utilizzarlo di più. Questo qui, come quello che vi ho mostrato precedentemente, è un po' più cremoso, un po' più lucido, non è matte, però mi piace un sacco come prodotto, molto confortevoli, mi piacciono un sacco questi matitoni. Mi dispiace aver toppato per la colorazione nude perché non mi sta bene, però questi due mi piacciono un sacco. Altre matite, ho la matita a due baci di neve, ho la colorazione per l'esattezza di 269, no vabbè, comunque è di un'edizione limitata, penso la facciano ancora, e ha ovviamente due matitoni, dovrebbe essere un rossetto e l'altra una matita. Allora, c'è questa parte qui con la lamina un po' più spessa, che è un colore molto 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 acceso, che sinceramente io non utilizzo molto perché è davvero quasi fluo con all'interno dei glitterini. Questo colore non mi piace moltissimo, mentre la parte della lamina più sottile è questa qui, che dovrebbe essere la matita, e questa mi piace molto perché è un colore molto bello, un rosso, un rosa, più che rosso è un rosa, è molto molto intenso. Come vedete sono molto differenti i due colori. Questo qui, devo essere sincera, non lo utilizzo mai. Questo qui lo utilizzo spesso, come rossetto anche, ha un effetto opaco, e mi piace. Allora, solo per questo prodotto, per quella parte un po' più scura, lo tengo, altrimenti l'avrei ceduto. Altri due prodotti che mi mostro sono altre due matite di Puro Bio che ho strautilizzato, come vedete sono molto utilizzate. Ho la numero 25, che è un nude bellissimo, queste le ho utilizzate davvero un sacco. È un nude, è un marron rosso, un bordeaux più che altro, un bordeaux molto bello, un bordeaux marroncino bellissimo. L'ho utilizzato un sacco quest'inverno, questi prodotti sono meravigliosi, io li adoro. Bellissimi, bellissimi, durano un sacco, diventano secchi, si opacizzano, restano sulle labbra. Io ci ho mangiato, ci ho bevuto, durano un sacco, davvero ottime queste matite di Puro Bio. Hanno fatto anche questa qua, la versione natalizia, ma hanno fatto anche la versione nella collezione permanente, che ha un packaging diverso rispetto a questo, però i colori ci sono. E questa qui è la colorazione invece, la 26, che è un colore un po' più scuro, un po' più bordeaux rispetto alla 25. Come vedete, questa qui è più bordeaux, questa qui è un marroncino, questa qui è un po' più intensa. Anche lei è bellissima, strautilizzata, stesso concetto, si fissa bene sulle labbra, è bellissima, l'adoro, quindi questa la tengo anche.
Allora, altro prodotto che vi mostro è una tinta di Makeup Revolution ed è questa qui. Di questa mi avete sentito parlare tante tante volte, ed è la Velvet Vamp, sono le tinte di matte di Makeup Revolution. Questa qui non mi piace per niente, vabbè, colore a parte, molto, molto particolare, un viola molto molto scuro, ma è un prodotto che è pessimo perché si sgretola, non dura, secca tantissimo, è un pessimo prodotto per quanto mi riguarda, non mi sono mai trovata bene. Gli ho dato diverse possibilità, ma puntualmente mi ha delusa. Questo lo cestino perché non lo regalerei neanche, perché è un prodotto, non è un buon prodotto. Finalmente la cestino, è arrivato il momento di non darle più una possibilità, basta, la cestiniamo. C'è anche un'altra matita che, di cui mi avete sentito parlare tante 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 volte, è questa matita di NARS, ed è una matitone, o la Dragon Girl, è un rosso stupendo, ve la swatcho qui, è un rosso intensissimo, meraviglioso, uno dei miei prodotti labbra preferiti, ha un effetto opaco, pienissimo, un rosso molto molto bello, un rosso fuoco bellissimo, dura un sacco, non secca tantissimo, la tengo, non ci penso neanche a darla, mi dispiacerà anche quando mi terminerà. Poi passiamo alle tinte labbra, andiamo con queste di Essence, poi passiamo alle Colourpop, anche se vi ho parlato ultimamente. Allora, per quanto riguarda quelle di Essence, allora c'è questa qui, che sono la linea Stay Matte Lip Cream, questa qui la 03 Soft Nude. Allora, il colore è un color nude, e questa è bellissima, è un colore che mi piace un sacco. Questi prodotti, penso, cioè non so se li fanno ancora da Essence, ma mi piacciono tantissimo, devo dire la verità. Non durano, non hanno una durata chissà quanto alta come colori, cioè non sono completamente opache, ecco perché sinceramente non durano chissà quanto, restano comunque un po' cremose. Il colore mi piace molto, ma in realtà non mi sta benissimo, non so perché. Io devo sempre, non sono molto fortunata per quanto riguarda le colorazioni nude. Ho imparato col tempo a capire quale nude mi sta bene. Questa qui è un colore che non so perché non mi piace molto, c'è troppo del salmone all'interno, secondo me, non so, forse nel video non rende, sembra più marroncina, ma in realtà è più rosata con del, non lo so, rosa ma salmone, non mi fa impazzire come mi sta. Per questo penso di darla, di regalarla, perché è un buon prodotto alla fine, quindi sì, la regalo. Sempre per quanto riguarda Essence, queste altre due, sempre della linea Stay Matte. Allora, il colore 02 Smooth Berry, questo qui è un colore bellissimo, un color rosso fragola meraviglioso, ed è bellissima, è un fucsia stupendo, è il giusto equilibrio tra il rosso e il fucsia. La trovo bellissima, la mia mano è completamente piena di swatch e mi piace un sacco. Anche questa qui non è matte, ma rimane comunque cremosa, infatti non so perché l'abbiano chiamata Stay Matte. Sono molto pigmentate, come vedete, non sono lucide ma sono un po' cremose. Tendono leggermente, questi prodotti, non vi ho detto, soprattutto quelle più scure, a sbavare, ad andare un po' fuori dai bordi, infatti dovete stare attente soprattutto quando mangiate. Però il colore è molto bello e quindi questa qui la tengo ancora. Stessa cosa vale per questa rossa, che non ricordo il colore, mi sa che è venuto via, e questa rossa qui che è molto bella, un rosso molto molto intenso, questo è un rosso classico, non c'è molto da dire, viaggiano, non c'è molto da dire, un rosso classico molto bello, un rosso fuoco, non è freddo come rosso, ma è un rosso, come vedete, rispetto alla matitone di NARS è un po' più caldo come rosso, ma mi piace molto. Anche con questa si ha un po' più di difficoltà per quanto riguarda il mangiare, perché vanno un po' fuori dai bordi, quindi bisogna stare attenti, non rimangono fisse, non si fissano, essendo molto molto cremose, però mi piace molto, quindi la tengo. Altre due tinte labbra che vi mostro sono queste qui, una di Diego della Palma e una di We Makeup. Quelle di Colourpop sinceramente non ve le mostro perché le ho acquistate da poco, vi ho fatto un video apposito, non ho intenzione di regalarle né di cederle né di cestinarle. Se volete vedere il video riguardanti le tinte di Colourpop, vi lascio la scheda da qualche parte dove mostro appunto l'applicazione, vi dico un po' quello che penso, quindi queste qui le tengo. Se vi interessa,
interessa, andate a vedere un po' il video. Gli ultimi due che appunto di cui vi voglio parlare sono questi due, la We Makeup della Stromboli Purple, vabbè, molto molto famosa questa tinta, se ne sta parlando un sacco, ed è un colore bellissimo, un viola ciclamino meraviglioso. Questa è una delle tinte migliori che ho, perché ha una durata molto molto alta, non è secca nonostante abbia un finish opaco, che ne so, rispetto alle Color Pop, soprattutto la linea matte delle Color Pop sono molto molto secche. Questa qui non è secca, è molto sottile come consistenza di prodotto sulle labbra, non lo sentite fastidioso, ed è dura un sacco, non va via dopo aver mangiato sushi, di tutto e di più, rimane ferma quasi. Io ero convinta a cena un giorno di non avere più il prodotto, mi guardai allo specchio ed era completamente lì, immobile e fermo. Ah, c'era anche questa di cui non vi ho mai parlato, che non avevo preso. Altro prodotto è questo qui di Diego della Palma, che ho da diverso tempo, della 109. Questo qui è un'altra tinta molto molto bella che io adoro. Come colorazione siamo sempre sul viola, ma diversa rispetto a quella di We Makeup. Quella lì è un po' più sul fucsia, questa qui invece tende più al berry, è un po' più scura, un po' più intensa. Anche questa qui è stupenda, è bellissima, è tra quelle che io preferisco, tra le tinte labbra che io preferisco in assoluto. Anche lei, questa è un po' più secca forse della We Makeup, ma leggermente, anche lei dura un sacco ed è meravigliosa, quindi questa qui la tengo. Ultimo prodotto che ho da pochissimo tempo è questa tinta di Labo, è un rossetto liquido, diciamo, sì, che ho da pochissimo tempo. Vi ho fatto anche di questa, vi ho mostrato anche nel video l'applicazione di questo prodotto, ed è questo rosa molto primaverile, questo rosa molto molto carino. Allora lo sto testando, e diciamo non è il massimo, cioè non ha una durata molto molto alta e tende leggermente a seccare, quindi non mi fa impazzire sinceramente, devo essere sincera. È necessario anche fare diversi strati per avere un effetto bello pieno di colore, però il colore mi piace molto perché è molto primaverile, mi piace tantissimo. Però ripeto, la durata non è altissima, è leggermente secca, però per tutti i giorni, anche da ripassare, non è male, e infatti la sto utilizzando perché appunto il colore mi piace un sacco. Come vi ho già detto appunto, quella di Color Pop, andate a vedere il video per vedere un po' quello che penso. Questi erano tutti i miei prodotti labbra, quindi tinte e matitoni. Spero di avervi tenuto compagnia, spero vi sia piaciuto il video. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!